Ecco, dopo questo tuffo di nuovo verso Sarajevo ritorniamo qui, solo per finire la storia, appunto, in realtà non avevamo visto molto, era solo una casa piena di erbacce, ma in realtà era stato un colpo allo stomaco molto forte, quasi come quelli che, non so, molta gente ha provato in altri posti dell'ex Jugoslavia, magari appunto vedendo scene cruente, ma diciamo che ci ha lasciato era una piccola scena che Pedro ci ha lasciato, sia me che Giacomo, molto colpiti. Ricordo che poi nell'ora successiva praticamente non riuscivamo a parlare tra noi. Ecco, questa era la fine. Alessandro ha accennato a Plitvice. Prima della guerra è stata un'esperienza comune a molti del nord-est, anche del Friuli, della Carnia, andare in Jugoslavia, magari per andare al mare, semplicemente. E allora, agganciandomi a questo, vi leggo un passaggio della prefazione di Massimo Cirri, che penso molti di noi possano rivivere e trovare una sponda in quello che hanno vissuto prima della guerra. Nell'estate del 1990, mia moglie e io abbiamo fatto un viaggio in Jugoslavia. Eravamo in moto. Mia moglie non era ancora mia moglie e la Jugoslavia invece era ancora la Jugoslavia. A Ozor, isola di Kerso, oggi Croazia, ora come allora uno dei luoghi più belli del mondo. Il piccolo supermercato sulla piazza di fronte alla chiesa veneziana di Pietrabianca cambiava i prezzi delle merci due volte al giorno, la mattina e poi di nuovo nel pomeriggio, per l'inflazione. Alcune cose si pagavano in marchi tedeschi, un modo per mantenere unito qualcosa che si stava disunendo e sfaldando. Si percepiva una tensione, o forse ci siamo illusi dopo di aver percepito qualcosa. Ma non avremmo mai immaginato una spirale di violenza, la guerra nel cuore dell'Europa. Nella nostra ingenuità non avremmo mai immaginato neppure tanti minareti nel cuore della Bosnia. Eppure c'erano. Il primo che ne vedeva uno spuntare dalle colline tra me e mia moglie gridava «Minaret, Minaret!» e faceva un punto. Vinceva sempre lei perché io guidavo la moto e dovevo anche guardare la strada. Dopo l'orrore degli anni a seguire, ancora dopo l'11 settembre 2001, abbiamo pensato che tra quelle colline bellissime c'era la risposta alla domanda, retorica e cattiva, su dove sia l'Islam moderato, mentre quello radicale ci minaccia e secondo alcuni tenterebbe di distruggerci. L'Islam moderato stava lì, semplicemente e inavvertitamente, già da centinaia d'anni. Noi non ce ne eravamo neppure accorti. Adesso è seppellito a Srebrenica, in fosse comuni nascoste tra i boschi, spesso spostate da un nascondiglio all'altro, nella vergogna dei caschi blu dell'ONU, dell'Europa e della sua impotenza. La stessa di Vukovar. Vukovar è importante perché prima di allora, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Europa non erano mai state rase al suolo delle città. In quel viaggio Mostar c'era sembrata bellissima, con i bar affacciati sulla Neretva. A Sarajevo c'era anche una sinagoga e a Banja Luka la zona è importante perché lì vicino a Jajce Tito gettò le basi della Jugoslavia, la moto si era rotta. In realtà mi ero distratto per guardare un gruppo di ragazze lungo la strada e avevo preso una buca. Un meccanico aveva riparato la ruota e ci aveva chiesto se poteva fare una foto a suo figlio sulla moto. Era un bambino di 5 anni. Solo questo eravamo riusciti a dirci. Dopo ci siamo chiesti se fosse bosniaco, musulmano, serbo o croato. Allora non sembrava importante. Soprattutto ci siamo domandati che fine abbia avuto. È chiaro che c'è un po' di emozione nel leggere questi passaggi perché sono cose che chi ha frequentato quelle zone sono domande che si è fatto. E quello che volevo chiedere adesso a Giacomo e Alessandro è quanto è cambiata, me lo chiedo anch'io, quanto è cambiata nel tempo l'importanza di essere, di sentirsi serbo, croato, bosniaco, musulmano, cristiano, ebreo, ortodosso, cattolico, ovvero quanto era importante
l'appartenenza ad una etnia prima della guerra da parte degli stessi jugoslavi. Durante la guerra, si legge in vari passaggi del libro, è stata una leva sulla quale hanno speculato molti gruppi di potere per alimentare proprio il conflitto. Oggi in un certo senso ci marcia anche la diplomazia, pensiamo all'alternanza, alle cosiddette quote, all'alternanza nei posti di potere e di amministrazione a Sarajevo. E quello che mi sento di dire è che ci sono leader che sono armati dalle masse e poi ci sono leader che armano le masse. Quindi quello che è successo in Serbia con Milosevic, dove le masse sono state imbibite di nazionalismo, dove gli è stato fatto credere di essere assediati da un Islam che stava cavalcando, dove si è fatta forza sul vittimismo, su un vittimismo serbo, e questo non lo dico per assolvere, non sta poi tra l'altro neanche a me per assolvere i serbi, ma per far capire quanto, quale importanza abbia avuto la manipolazione dell'informazione prima della guerra, non durante. E certo le masse devono anche volersi far manipolare, e quindi anche su questo bisogna riflettere. Però, e qui arrivo alla domanda, ci sono due tipi di masse, ci sono le masse urbane e ci sono le masse delle campagne e delle montagne, ed è su quelle che ha fatto più presa, chiamiamola così, la propaganda di Milosevic. Mentre in città nel 91, nel marzo, ci furono grossi movimenti, ribellioni di piazza da parte degli studenti, alludo a Belgrado. E chiedo appunto a Alessandro di dirci qualcosa su questa diversità, perché per me è importante, tra la popolazione rurale e quella urbana, e anche su quei moti studenteschi. Ma sì, appunto, come racconto nel mio capitolo, sicuro? Ah, buono. Finita? Questa è easy, 8 ah, corta. Molto corta. No, in realtà sempre si parla o sempre si è parlato anche nei mezzi di comunicazione di serbi, croati, musulmani e le responsabilità di ogni gruppo etnico, eccetera, eccetera. Io di solito, quando ci si trova a discutere, anche anni fa ne avevamo parlato con Francesco, quello che cerco di fare, per la mia esperienza, no, che io soprattutto mi sono gettato in, diciamo, verso la Serbia, ma ho viaggiato molto sia in Croazia che in Bosnia, e sempre si sentono le stesse storie, no? di tragedie, di distruzione, di persone che hanno sofferto moltissimo, ma diciamo che sono sempre le stesse storie, nel senso, basta solo sostituire il soggetto e il complemento oggetto con le nazionalità. Per cui diciamo che la mia riflessione dopo molti viaggi è che invece di dividere verticalmente serbi, croati, musulmani, il mio pensiero è di dividere orizzontalmente, per cui sopra ci sono queste cupole, le elite politiche che all'epoca, come ha detto Francesco, hanno cercato di spingere, grazie alla manipolazione, grazie ai mezzi di comunicazione, le loro popolazioni verso la guerra, diciamo, verso un conflitto, e le masse che hanno subito questa cosa e che ne hanno subito anche le conseguenze. In un'intervista che mi aveva fatto alcuni anni fa, dopo molte racchie, che questa è la grappa serba che chi mi frequenta conosce, in questo imballaggio sempre in bottiglia di plastica, si diceva appunto un'immagine che per me è importantissima, un paradosso, era una copertina di questo giornale di cui avevamo parlato prima, di questo Feral Tribune, che era un giornale, una settimanale satirico, che era l'unico mezzo di comunicazione libero in Croazia, appunto, che ritraeva con un fotomontaggio all'inizio del 94 Milosevic e Tudjman, per cui il presidente della Serbia e il presidente della Croazia, che erano le due repubbliche che si stavano facendo più guerra tra di loro, abbracciati a letto. Per cui stavano
facendo l'amore, perché in realtà entrambi erano d'accordo su alcune altre parti, per cui a spartirsi la Bosnia. C'erano stati dei contatti sia a livello di presidenti proprio tra loro due prima della guerra, ma anche a livello di plenipotenziari, per cui diciamo che era una chiave di lettura, nel senso che le cupole mafiose legate ai politici e al nazionalismo in tutti e tre i territori sopra hanno sfruttato questo che è stato l'affare del secolo, che è stato costituito non solo dalla guerra ma anche dall'embargo internazionale che c'è stato contro la Serbia, che era anche un embargo culturale e sportivo, che ha sigillato il paese per 3 anni, e questo stiamo parlando di un paese che è al centro geografico dell'Europa e ha permesso anche alle mafie locali, anche quelle italiane, di fare affari impressionanti. E questo di solito non si racconta, insomma, si racconta più che altro appunto come i serbi abbiano diciamo approfittato dei musulmani, eccetera eccetera. Dappertutto è successa la stessa cosa con un'intensità minore o maggiore, ma questa era la chiave di lettura, cioè mafie collegate trasversalmente, che ancora adesso si possono trovare in questi paesi che non sono usciti ancora da questa onda lunga di post-guerra, cioè è finito il conflitto ma ci sono le conseguenze, che ovviamente poi sono accresciute anche delle conseguenze della crisi generale che si vedono anche qui, per cui figurarsi da quelle parti. Poi dopo passo la parola a Giacomo, volevo raccontare un'altra storia interessante che era sul discorso che facevi tu delle quote, ma che non si riferisce a Sarajevo ma a Brčko. Brčko è un distretto molto particolare, che era praticamente l'unico posto in cui sono rimaste in Bosnia le 3 etnie. Perché tutte le altre regioni della Bosnia sono state ripulite o da una o dall'altra etnia o dalla terza, insomma, per cui è stata semplificata tra virgolette la cartina dei popoli, e invece a Brčko sono rimaste tutte e 3 le etnie, e per questo motivo la comunità internazionale ha messo molti soldi inutilmente per cercare di preservare questa situazione, che era un po' la Bosnia di prima, era un po' l'idea di avere una Bosnia multietnica, multiculturale, che non c'è più. E per cui sono stati messi moltissimi soldi per continuare, e si è instaurato un sistema perverso, per cui appunto proprio nel posto in cui esistono tutte e 3 le etnie, e in teoria la convivenza doveva permettere il fatto che si riusciva a vivere insieme ma senza domandarsi se tu sei croato, se tu sei serbo, se tu sei musulmano, accadeva proprio il contrario, per cui appunto tutti i posti dell'amministrazione vengono ancora oggi date a seconda delle quote etniche, per cui è proprio il contrario di se uno è croato, che sono il 20%, hanno molte più possibilità di trovare lavoro perché ce n'è di meno, per cui è necessario alzare la quota e così, per cui la situazione è molto, molto particolare. Sì, su questo a Giacomo io gli chiederei tra l'altro una cosa, perché pochi giorni fa è stato ricordato il ventennale dall'inizio dell'assedio di Sarajevo. Giacomo era là, la cosa non è passata molto qui sui media, forse poi lo spiegherà la RAI, non aveva neanche mandato un inviato, e nel viale principale di Sarajevo c'erano 11.451 541 sedie rosse vuote a indicare le vittime dell'assedio. Ecco, gli chiedo di partire da qui anche per riportarci le sensazioni da Sarajevo che ha vissuto. Siamo andati a questa commemorazione molto titubanti, perché c'era tutta fra noi malati balcani, c'era tutto un dibattito se andare o non andare, perché qualcuno diceva che senso ha andare a commemorare l'inizio dell'assedio e non la fine. Molti dicevano sarebbe opportuno andare semmai alla fine,
molto probabilmente il governo nazionalista, questo era anche il mio dubbio, sfrutterà la situazione per cavalcare un po' l'onda nazionalistica, rafforzare il potere e così via. Però alla fine ho detto, vabbè, andiamo, poi vediamo, cioè, sta a noi decidere come comportarci in quelle situazioni. Si può anche non andare a una manifestazione ufficiale del governo se non ci piace, possiamo andare a altre piccole manifestazioni che potevano essere, che non so, la presentazione del libro di Piero del Giudice o di alcuni artisti Sarajevo. E quindi siamo andati a questa, la mattina del 6 aprile, siamo andati alla manifestazione ufficiale governativa, dove lungo la via Maresciallo Tito, perché ancora esistono in tutta la Bosnia via Maresciallo Tito, anche in Serbia e qualcosa ancora in Croazia, per circa un chilometro avevano messo queste 11.541 sedie rosse a rappresentare ognuna una vittima dell'assedio. Su dei grandi schermi andava la musica con i nomi che scorrevano. Le scene più toccanti erano quando, a parte le diciamo, le scene più toccanti erano quando arrivavano le persone, immagino familiari, che con un fiore in mano lo depositavano sulla sedia, come a ricordare il proprio caro scomparso. Ovviamente l'apoteosi si è toccato quando 643 sedie rosse più piccole rappresentavano i bambini, le mamme o le sorelle o i fratelli andavano là e appoggiavano un giocattolo, un peluche. Devo dire che da padre, cioè, toglieva un po' il fiato, ecco, e quindi tutti quanti dicevamo, boh, mo dovrà uscire l'inno nazionale, cioè quella, la retorica, cioè il governo farà prima o poi la mossa, cala l'asso per dire, ecco, questa, se noi siamo le vittime dell'assedio serbo. C'è stato un balletto di un ballerino solo con musica, quindi non si è parlato, un canto, mi sembra un'Ave Maria, una cosa del genere, adesso non sono grande esperto. Poi la parte finale era un canto classico, diciamo. La parte finale sono arrivati una serie di bambini e io ho detto, partirà l'inno nazionale, e hanno cantato Give Peace a Change di John Lennon. Ci siamo guardati e ho detto, vabbè, ancora una volta ci hanno dato una lezione, cioè noi occidentali, quelli che con la spocchiosità, con la puzza sotto al naso davano, diciamo, non bisognava andare perché erano solo una manifestazione nazionalista. Hanno cantato la classica canzone pacifista internazionale. Ho la pelle d'oca adesso a raccontare quell'episodio perché era veramente stupendo, e rivedendo anche le immagini su internet, diceva lui, aveva fatto una constatazione che Sarajevo è comunque ufficialmente una capitale di uno stato musulmano, che era un po' la nostra paura di avere una Bosnia musulmana. Beh, non si vede una donna col velo, cioè non è praticamente più occidentale di noi Sarajevo. E è vero che alla fine della guerra c'erano, perché naturalmente, cioè, quando dovevi andare a chiedere gli aiuti alla Caritas o alla Croce o alla Mezzaluna Turca, se eri cattolico forse era meglio andarci con la croce davanti, magari non lo eri, però aiutava. Quindi se eri una donna, eri musulmana, era meglio andare col velo, forse le persone un po' più sveglie basta non fare un errore e andare con la croce da quell'altro, per essere veloci a cambiarla. E adesso invece è una città, cioè, ripeto, dove non c'è traccia, non immaginiamo una città musulmana come, non so, Medio Orientale. Immaginiamo Parigi, forse a Parigi c'è pure più donne velate che a Sarajevo, ecco, sempre sugli aneddoti. Fra le varie cose, quando ho fatto un po' di mail, un po' di pubblicità per questo libro, ho contattato pure Lucia Coracci della RAI, che molto gentilmente l'ha letto, mi ha risposto, e a mia insaputa per il giorno 6 aprile praticamente ha dato il mio numero di cellulare del mio amico Tullio Bugari a tutta una serie dei suoi colleghi alla RAI, e quel giorno ci ha chiamato Radio 3, il TG3, Radio 1, Baobab, Caterpillar, Fahrenheit, perché la RAI non aveva un inviato. Cioè, cavolo, con questi, cioè, per 6 anni mi hanno dato da mangiare, cioè, con le immagini e gli spari,
e la RAI non aveva un inviato e abbiamo dovuto fare noi da inviati con tutte le difficoltà che un maceratese può avere al telefono e senza traduttore, perché infatti avevo chiesto se avevano un traduttore italiano maceratese italiano, perché se no c'erano seri problemi. Ecco, questa è un po' la storia. C'era Tony Capuozzo. Ah sì, per Canale 5 però c'era Tony Capuozzo, che così già l'avevo conosciuto altre volte e lui mi ha detto, non lo so se poi anche lui ci è andato a spese sue cose, beh, lui mi ha detto, però dovevo esserci, non potevo non esserci a Sarajevo. Però ecco, questa è stata un po' la situazione che ci ha colpito un po' tutti, dove comunque la stampa italiana soprattutto, perché poi in realtà BBC, i francesi, gli inglesi erano lì, avevano anche organizzato dei concerti, qualcosa si erano dati da fare. Abbiamo fatto anche due sorrisi, due risate, alleggeriamo la conversazione. Chiedo a Alessandro di parlare della Trinità serba, che è un qualcosa di gastroetilico, diciamo così. Sì, qui abbiamo un componente di questo che io ho denominato la Santa Trinità serba, che poi quando si racconta uno rimane, ma che cosa, ma si parla di chiesa, no. Allora, questa è l'arachia, che è nome generico per i distillati di frutta, specificamente Schliwitza, per cui è come quella di Cabia, è distillato di prugna, che in Serbia è quello che viene prodotto di più, e da generazioni si tramanda la ricetta, si tramandano anche gli alambicchi. Volendo, c'è un aneddoto: c'è un mio amico il cui nonno in un villaggio della Serbia centrale c'è un alambicco così grande e ne produce 1500 litri all'anno. Per gli amici, anche per vendere per qualcosa, ma insomma soprattutto è produzione per gli amici. E allora appunto io mi ero proposto per adottare il nonno, che poi purtroppo è morto, ma insomma continua la produzione col papà e il nipote. E questa è la prima. La seconda è l'Aivar, che qui purtroppo non si conosce molto bene, nel senso che magari qualcuno lo conosce per averlo trovato nei supermercati di produzione appunto slovena o croata, non è quello, è una cosa, una crema di peperoni che viene fatta a settembre dalle mamme, zie, nonne serbe, soprattutto anche in Bosnia viene fatta, ma soprattutto nel sud della Serbia, dove ci sono questi peperoni molto, molto grossi, e che viene messa via ovviamente nei vasetti, e che poi viene consumata, e già in aprile è impossibile trovare un vasetto in tutta la Serbia. E la terza è il kajmak, qui però forse è meglio se lascio a te la spiegazione di cos'è il kajmak, perché abbiamo fatto un'introduzione al kajmak l'anno scorso, due anni fa. È solo la parte più grassa del latte, è un formaggio che appunto è colesterolo puro, e che viene messo di solito sopra la carne, per cui si scioglie facendo un pozzetto nel quale ci si tuffa. Ma c'era anche un aneddoto sul discorso delle sedie rosse, no? Perché mentre Giacomo era a Sarajevo, io ero invece in Macedonia, in Kosovo, e per cui ci siamo messaggiati, si scambiava qualche impressione transbalcanica, e quando sono arrivato in Serbia mi hanno raccontato, non lo sapevo, che in realtà queste sedie rosse, che in realtà nei Balcani c'è sempre questa vena di umorismo nero e di storie al limite dall'inverosimile, e anche questa lo è, perché insomma, non so chi aveva organizzato, se era il governo bosniaco o il governo della città di Sarajevo, non era riuscito a trovare nessuno che riuscisse a produrre queste sedie in tempo, e per cui le hanno comprate in Serbia. Io so che hanno fatto una gara d'appalto, hanno fatto una gara d'appalto.
hanno vinto i serbi perché erano gli unici che riuscivano a sarebbero riusciti a consegnarle in tempo, per cui non so se addirittura c'era scritto made in Serbia. Dopo ho chiesto a una mia amica che ha assistito, perché di fatto a mezzanotte hanno chiuso la via Maresciallo Tito, fino alle 6 di mattina hanno messo queste serie, e una mia amica che è di italo-croata era in zona e ha detto proprio che c'era Made in Serbia, e ha chiesto, e sì, hanno fatto una gara d'appalto e hanno vinto. Allora, continuando l'umorismo nero, mi è venuto in mente, come forse allora che fa, conveniva, non so, invece 11.000 arriva a 12.000, che in modo che l'appalto era più alto, non lo so, cioè non mi era sembrata, boh, forse diciamo che se l'avessero offerte la Serbia ci avrebbero fatto un po' più figure, però adesso non proprio fare una gara a patto, non è stata un'offerta, cioè era un'industria, non è che l'ha fatto il governo, però, per cui, bene, però di stare a Paso, come la Germania ha offerto le case la birra, le case terremotate abruzzesi, ecco. Per chiudere la parentesi, una cosa che ho constatato io è che in tutti i Balcani c'è una grande attenzione ai prodotti domaci, ai prodotti fatti in casa, per cui è molto diffuso e prosegue nelle famiglie la volontà di fabbricarsi il più possibile, di procurarsi il più possibile il cibo. Coltivarlo se possibile, se non sei proprio in ambiente urbano, e di cucinarselo. Ecco, questa è una cosa che noi abbiamo in parte perso, che stiamo recuperando. Ci avviamo verso la fine della presentazione. Chiaramente i libri possono, il libro può essere acquistato qui con una postilla importante, perché si legge: acquistando questo libro finanzierete gli studi universitari di una ragazza di Sarajevo. Giacomo. Sì, abbiamo deciso praticamente di destinare una parte del ricavato alla vendita del libro, perché se qualcuno non lo sa, e lo confermo io, con i libri non si diventa ricchi. Con un libro a 13 euro, di cui più la metà costa la stampa, dove poi tutte le spese. Comunque alla fine riusciamo a corti discorsi a mandare mensilmente una piccola quota a questa ragazza che studia a Sarajevo, che è nata nel 1991, proprio all'inizio della dissoluzione della Jugoslavia, e soffre di una malattia genetica, non assorbe la vitamina D, ha subito 7 operazioni in Italia grazie a una serie di volontari italiani che dal basso erano a Sarajevo a fare dei progetti, l'hanno portata in Italia, l'hanno messa in contatto con un luminare russo, un chirurgo che l'ha operata per 7 volte alle gambe, riesce a camminare, ma il suo destino, diciamo, è segnato, sarà diciamo, la sede a rotelle. Il suo sogno è quello di studiare, la famiglia, diciamo, non è una storia di quelle tragiche dove sono morti tutti, no? C'è il padre e la madre che però non lavorano. E, abbiamo avuto qualche critica, così nel dubbio se qualcuno viene in mente di fare questa osservazione, lo anticipo: perché dare questi soldi a una persona sola e non a un progetto più grande? Parliamo dell'ordine di qualche migliaio d'euro, forse a fine, in primi 2 anni di università, perché ho conosciuto la famiglia, sono una famiglia di brave persone, di giusti, diciamo. Fare un progetto più grande con 1000 euro, poco più, non si copriva nulla, tutta più si sarebbe potuto comprare un computer per una scuola, non lo so. Allora abbiamo deciso, perché no, perché non tentare di aiutare a far laureare una persona che, diciamo così, la vita, non tanto il luogo dove è nata, ma la vita l'ha così segnata. E questa volta abbiamo scelto di mirare il progetto. Questo è il mio terzo libro, il primo l'avevamo dedicato, quello l'intero incasso a comprare delle assi di legno, l'avevo scritto nel 99, un libro molto simile, quella volta erano dei profughi jugoslavi che raccontavano la loro storia sulla stessa impostazione, cioè noi li abbiamo intervistati per ore e ore e ore, abbiamo scritto il pezzo come fosse un racconto in prima persona, sia sul libro che ho fatto nel 99 che su questo,
E quello del 99 abbiamo comprato questi assi di legno, li abbiamo comprati attraverso una ONG che era in Kosovo, abbiamo dato questi assi di legno a dei profughi rom che vivevano in Kosovo, a loro volta, cioè, erano stati cacciati dai kosovari di rientro, costruivano i tavoli per le scuole che poi andavano alle scuole intorno a Pristina, diciamo, sul Kosovo. Questa volta, ripeto, per mille motivi abbiamo scelto questa ragazza, un piccolo progetto, perché qualcuno può dire ma arriveranno i soldi, non arriveranno, i soldi arriveranno perché li abbiamo anticipati, perché... Pagare un appartamento a Sarajevo costa, tecnicamente costa 300 euro al mese vivere, le tasse universitarie costa 600 euro, quindi non li avevamo, li abbiamo anticipati. E un altro aneddoto su una cosa, sulle sedie rosse, davanti al Parlamento di Sarajevo siamo arrivati, Parlamento che è federale, tutta la Bosnia Erzegovina, la Repubblica, notiamo centinaia di persone accampate adesso aprile. Chi saranno, che non saranno, ci fermiamo, dormivano con le tende di davanti, erano gli esodati bosniaci. Chi sono gli esodati bosniaci? Sono soldati che hanno fatto la guerra, arruolati nel 91-95, e poi hanno continuato per altri 15 anni a prestare servizio militare nell'esercito serbo di Bosnia, secondo come era, dopo è diventato unico. E praticamente, siccome è in crisi nera la Bosnia, hanno fatto un programma di scivolamento verso la pensione, li hanno congedati e poi da lì sarebbe partita la pensione, solo che il governo non ci ha messo i soldi, sono congedati e non hanno la pensione. La cosa bella è che poi parlavo con loro e questi ci tenevano a raccontare, che dicevano noi non è che siamo dell'esercito bosniaco musulmano, cioè lui che era dell'esercito serbo bosniaco, l'altro che era dell'esercito croato bosniaco, cioè quelli che prima si sono sparati fra di loro, adesso la mancata pensione li ha uniti tutti insieme contro quel governo che loro magari 15 o 20 anni fa hanno combattuto per quel governo, adesso li hanno di fatto scaricati davanti a una piazza di Sarajevo, dove la guerra, diciamo, la pensione ha unito quello che la guerra voleva dividere. Siamo alla chiusura, chiederei a Alessandro un passaggio sul Kosovo. È chiaro, è un ambiente narrativo, ci porterebbe via tantissimo tempo, ma c'è qualche impressione, sei stato in Macedonia, nel tuo ultimo viaggio proprio dello scorso mese, che ci puoi riportare, la famosa balcanizzazione dell'Europa, questo epicentro che sarebbe pronto di nuovo a dare scosse, è realmente così? Ma in realtà sul Kosovo potremmo parlare fino non so, per 3 giorni. Purtroppo la situazione giù è ancora molto, molto pesante, e in Europa occidentale o nel resto del mondo non si sa bene quello che sta accadendo. È anche un problema che è lo stesso problema di cui si parlava prima, no? Dell'informazione, per cui nel 99, quando c'è stato quello che c'è stato, il Kosovo era ogni giorno nelle nostre case, e poi dal giorno in cui l'intervento della NATO è terminato.